Amici, non so se vi ricordate, ma esattamente 2 settimane fa, 15 giorni per l'esattezza, ho deciso di iniziare questo test nel quale mettevo gli iscritti privati. Infatti, molti mi avete chiesto: ma perché hai messo gli iscritti privati? Perché stavo facendo questo test, per vedere appunto se le visualizzazioni, il numero degli iscritti e tutte le cose varie dovessero aumentare. E la risposta è sì. Notevolmente. Quindi, signori, vi invito a guardare il video fino alla fine. Ho registrato altri 4 spezzoni nel corso di queste 2 settimane. Sono brevi, però intensi. Oggi sto registrando il giorno in cui uscirà questo video, è il 15, quindi vi farò vedere i dati del 15, ovviamente li metterò alla fine. Quindi vi invito a guardare il video fino alla fine, così almeno pezzo per pezzo capite tutti i progressi e, volendo, potete attuarli anche nel vostro canale. Non so se voi magari fate video e vedete che gli iscritti non aumentano molto velocemente. Usate il mio trucco e fidatevi, funzionerà. Ma adesso guardate il video fino alla fine. Allora, sono passati 3 giorni dall'uscita del video, quello lì del test. Sono oggi, come vedete, il 30 maggio. L'ho registrato il 28, quindi 2 giorni e mezzo. E queste sono le analytics. Allora, 1469, quindi arrotondiamo a 70 gli iscritti. E 2 giorni fa erano 1417. Quindi io in 2 giorni, più o meno, ho fatto 52 iscritti. E 52 iscritti in 2 giorni è tipo, perché di solito in media ne faccio 10. Quindi per ora il fatto di aver messo gli iscritti privati ha fatto aumentare le iscrizioni del boh, 50%? 40%? Non lo so. Le visualizzazioni al momento sono 2383 e prima erano 2226, quindi sono aumentate di un centinaio, ma vabbè, sono anche le 5 e mezza di pomeriggio, quindi vedete, il picco si tocca sempre verso le 3 quando carico il video, 2:45, infatti 59:79. Oh mio Dio, ieri tra le 7 le 820 persone? Ok, cos'è successo ieri sera? Cos'è successo? Però appunto volevo vedere il numero degli iscritti negli ultimi 7 giorni, esatto, è aumentato. E appunto è aumentato tutto per ora. Quindi dopo 2 giorni e mezzo il fatto di aver messo gli iscritti privati è stato utile. Percentuale 9 qua, visualizzazioni 63% in più, ok. E quindi è aumentato tutto, vedete, gli iscritti l'84% in più. Ah, tra l'altro, piccolo aggiornamento, che vi avevo detto di attivare la campanellina. 2 giorni fa l'avevate attivata in 482, mi sembra. Sì, 482, ora 522 in 2 giorni, mega picco. E idem 382 qua, siete aumentati tutti. Quindi vedete, metterle privati o comunque dirvi di attivarla ha funzionato. No! Il russo? No, se n'è andato il russo! Non ci credo, sapete? Questo probabilmente sarà l'aggiornamento più lungo di tutti i 4 che farò, perché ne farò altri 3. Ecco, ho trovato il russo del canale di Master. Tu sei il mio idolo, non so chi sei, ma sei un idolo. E ora voglio fare copia e incolla. Ora andiamo su Google e facciamo da russo italiano. Ora voglio proprio vedere cosa mi hai scritto. Ho un'idea di chi possa essere, ma non ne ho le certezze. Ah, buongiorno. Oh, che carino! Che carino! Ti moi comir! Ti moi comir. Eh? Ti moi comir, bro? Come si dice bro in russo? Ti moi comir, bratan? Bro. 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 Bratan. Bratan. Ok, basta, non dovevamo perdere tempo in queste cose. Quindi, perfetto. Io direi che l'aggiornamento di oggi è stato fatto, quindi ci rivediamo noi col video domani delle 2:45, però con l'aggiornamento di 3 giorni. Quindi rifarò questo aggiornamento fra altri 3 giorni. Ora mi segno questi dati e poi vi farò sapere. Allora, siamo al sesto, quasi settimo giorno di esperimento e sta andando bene. Ora vi farò vedere, boom, i dati alla veloce. Siamo a 1554, l'altra volta era 1400 qualcosa, tipo che in 6 giorni ne ho guadagnati 140, quindi stra sopra la media. Di solito erano 10 al giorno, oggi sono un botto di più. Qua è aumentato tutto. Sto video, tra l'altro, della skin vi è piaciuto un botto, quindi delirio. E appunto questo sarà un aggiornamentino veloce, più veloce rispetto all'altro. Qua è sempre in aumento, tutto in aumento. E direi bene bene. Quindi per ora, dopo una settimana, vedete, ho messo ultimi 7 giorni, è tutto in aumento. Specialmente le visualizzazioni sono aumentate del 43%, che è tantissimo. Ne ho guadagnati 146 per l'esattezza. Bene, ora ci rivediamo fra altri 3 giorni per il mini aggiornamento. Per voi passa un secondo letteralmente, per me 3 giorni. E tra l'altro rimane in sospesa la questione del tipo russo che mi aveva scritto. Interessante, lo scoprirò entro la fine dell'esperimento, forse. Non lo scoprirò mai, ma ci proverò. In ogni caso, ci vediamo tra un secondo. Allora, per voi, come sempre, è passato un secondo. Per me, questa volta non sono passati 3 giorni, bensì quasi 6, mi sembra, 6 giorni. Perché ho deciso, stavo registrando dopo 3 giorni, però ho detto:
però guardarlo ogni 3 giorni magari non è che convenga molto, e quindi ho fatto passare 6 giorni, quindi il doppio. E ora vi starò facendo vedere le analytics. Siamo passati a 1723, quindi tipo, non lo so, in 10 giorni quanto ne ho guadagnati? Ora non mi ricordo perché non c'ho il foglio, ma tipo qua c'è scritto 413, mi fido? Vediamo negli ultimi 7 giorni. 140 in 7 giorni, quindi dall'ultima volta che l'ho fatto ne ho guadagnati 140. Bravo Massa, mi do il 5 da solo. E poi vabbè, le visualizzazioni e tutte queste cose. Ok, però andando negli ultimi 28 vedete che qua più o meno è sempre quello, le visualizzazioni 2400, sempre lì giorno più giorno meno. La copertura negli ultimi 7 giorni è aumentata, ok, relativamente importante, e anche questo comunque interessante. Però la cosa che volevo farvi vedere di questo frammento, di questo mi sembra terzo pezzo, è la cosa della monetizzazione che l'ho sbloccata. Vedete, ho fatto, consultato i termini, mi sono registrato a Google AdSense, che è quello della pubblicità, e ora YouTube mi deve fare la revisione, che è, come leggete, in corso. E mi sono informato un po' e ci vogliono tipo un botto di tempo, volendo anche un mese. Tra l'altro ora col virus ci mettono anche un botto di tempo in più, tra virus e rivoluzioni in America, quindi ok, sono arrivato nel momento sbagliato. E niente, devo solo aspettare. Quindi, tra tipo oggi è l'11, verso il 14 dovrebbe finire questo test, quindi ci rivediamo il 14, che per voi è adesso. Quindi ci eravamo lasciati a qualche giorno fa, oggi sto registrando appunto quando ho anche fatto la intro, ovvero il 15. E questi che vi starò facendo vedere sono i dati. Gli iscritti non mi ricordo quanti erano l'ultima volta, però di sicuro non ero a 1800 e ora sono a 1803. Quindi c'è stato un aumento. Vedete qui le visualizzazioni sono aumentate del 50% e il tempo di visualizzazione del 20%, che è tipo tantissimo. Tra l'altro sto video di Akinator vi è piaciuto un botto, vi prego andatevelo a vedere se ve lo siete perso, perché fa straridere. E tra l'altro ho anche sbloccato la monetizzazione. Buono. Ma ve ne riparlerò in un altro video. Quindi se andiamo sugli analytics, molto british, vedete che è ancora tutto in aumento. Ma fidatevi, una cosa psicologica, perché uno magari guarda il video, guarda gli iscritti e dice sono un po' pochi, non mi iscrivo, non faccio, non... Invece se non sa quanti ne ha, magari c'ha quell'alone di mistero che lo porta ad iscriversi. E difatti così è stato, perché guardate, 473, 303 in più del solito. Cioè io in 2 settimane ne avrei fatti 170, invece ne ho fatti 470, cioè extra stonks totale. E quindi questa è la tattica. E tra l'altro mi ha anche aiutato a sbloccare velocemente la monetizzazione. Vedete dov'è? Qua per i video, tutta attiva, bla bla bla, e ci sono tutte le robe, tutte le statistiche varie, comunque stonks. Quindi signori, se dobbiamo fare un recappone, un riassunto generale, la tecnica funziona, quella di mettere gli iscritti privati? La mia risposta è sì, funziona, e anche molto bene. Quindi vi consiglio di metterli privati, se non avete un canale, non so, magari consigliatelo a un amico, condividetegli il video, fate quello che volete. Io vi ringrazio per la visione, lascerò molto probabilmente per ancora qualche tempo gli iscritti privati, perché sta funzionando tantissimo. Appunto, vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao!